Presidente Pasqui, oggi una seduta dedicata al terremoto e alla ricostruzione. Ecco, qual è lo stato dell'arte e se è possibile pensare a un'accelerazione? Sono trascorsi quasi 5 anni, iniziamo ora a vedere i primi risultati di un percorso che il commissario Legnini, ultimo dei commissari, ha iniziato a fare in maniera degna e dignitosa. Dobbiamo però pensare ad una ricostruzione socio-economica dei territori. La cosa più importante è la ZES, Zona Economica Speciale, che dobbiamo rendere subito operativa. Porto l'esempio di un comune dell'entroterra maceratese, il comune di Camerino, l'ultimo anno ha perso 300 residenti. Questa è la situazione del popolo terremotato, che è simile e similare per tutti i comuni che sono stati devastati da questo sisma. Dobbiamo lavorare in maniera attenta, dobbiamo pensare a ripristinare tutti i servizi e non dobbiamo più perdere tempo. La situazione è grave, anzi gravissima. Devo dire che l'assessore Castelli sta lavorando molto bene, sono ottimista, ma non dobbiamo abbassare la guardia.